Sindaco, allora, una discussione accesa, abbiamo visto lunga, ma alla fine il bilancio è stato approvato. Ma diciamo che tanto è stato fatto un grande lavoro dal comitato tecnico, del presidente Chiappori, che hanno fatto, voglio dire, degli incontri negli ultimi 20 giorni con vari comuni e con vari sindaci. Stamattina è stato fatto un primo passaggio, è stato approvato il bilancio dopo una lunghissima discussione ed è stata anche chiarita ancora una volta la posizione nostra di Amaie, di Seco, ma io parlo in questo momento per Amaie, che Amaie ovviamente manterrà gli impegni, quelli che erano già stati presi nell'aprile del 2018, che erano gli indirizzi proprio per formulare questo concordato preventivo, che entrerà all'omologazione del concordato e quando saranno anche messi, voglio dire, i costi indiretti del 2018 saranno suddivisi nelle varie convenzioni. Questi sono due passaggi importantissimi che permetteranno ad Amaie di entrare e di portare, voglio dire, la sua società all'interno di Rio Acque e per dare, voglio dire, un po' più di solidità a questo contenitore. Queste sono state le cose che sono state dette, i sindaci hanno rimarcato varie posizioni, però poi alla fine ci sono state, voglio dire, con una larghissima maggioranza di sì, e tre astenuti e un voto contrario è stato approvato il bilancio. Quindi, scongiurata l'ipotesi del fallimento, il concordato va avanti? Le linee di cui abbiamo dato stamattina è che il concordato va avanti, sono state fatte anche altre ipotesi di altri sindaci che saranno anche, voglio dire, approfonditi dal CDA e che possono anche essere, non è detto che non possono essere anche integrati all'interno del concordato. Dunque, il concordato va avanti nella linea che è stata liberata ad aprile 2018, ma allo stesso tempo saranno presi con molta attenzione delle proposte che sono state fatte stamattina dal sindaco Chiappoli e dal sindaco Scaiola, che non è detto che non possono anche entrare a far parte concordato a dicembre del 2018. Io volevo cambiare argomento, voi siete sempre qua, volevo chiedere.